Allora, buongiorno e bentornati a un nuovo video. Un video che non è che rimando, ma non c'ho tempo. Quando io do gli appuntamenti, poi ci sono delle condizioni astrali, non so, un concatenarsi di eventi che mi portano a non rispettare le date. Perché questo video del riepilogo della Septuagint doveva uscire il 19. In realtà è da lunedì che cerco 10 minuti per registrare un video e non li trovo, perché poi la sera io praticamente mi metto in pigiama e poi dico no, potevo approfittare per registrare un video, ma non mi va di rivestirmi e non mi va di farlo in pigiama, proprio il degrado totale se no. E quindi oggi ci provo, insomma, tanto ho 20 minuti, poi devo andare a prendere Sofia a scuola e quindi vediamo. Speriamo da lunedì che rinizia la mensa, quindi Sofia esce alle 4 e... che ho un pochino più di tempo libero e quindi tra fare le cose di casa e riesco a ritagliarmi magari quei minuti per registrare il video. Ok, partiamo subito. Dunque, riepilogo della Septuagint che non ho portato a termine per un libro, però mi sento soddisfatta uguale, anzi c'ho 11 libri da leggere, mi sento molto 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 soddisfatta. Dunque, io non mi ricordo, più o meno ho messo in ordine addirittura così da starci con la testa un pochino, cioè insomma da ricordarmi visivamente quello che è, ma non mi ricordo. Per cui viviamo così. Allora, ho letto Sandro Veronesi, Baci scagliati altrove e altri racconti. Questo era per l'autunno, se non ricordo male, e per la terra, credo. E dunque, sono dei racconti che però non mi hanno fatto impazzire, perché il tipo di scrittura, se non forse il primo, si intitola Profezia, praticamente è una profezia riguardo verso Alessandro Veronesi proprio, che dirà come si dovrà occupare dei genitori, che cosa succederà ai suoi genitori, lui che dovrà occuparsi della madre, poi la madre muore, poi si ammala il padre, quindi una specie di quello che accadrà in un prossimo futuro, insomma, quando i genitori staranno male. E quello mi è piaciucchiato abbastanza, mentre gli altri sinceramente non mi è piaciuto. Il tipo di scrittura non mi è piaciuto proprio il tipo di scrittura di Veronesi, nel senso che l'ho trovata molto statica, cioè molto pensierosa, nel senso che i protagonisti obiettivamente stanno fermi, però intanto i pensieri viaggiano. E sta cosa non è che mi ha fatto impazzire, tipo c'è un racconto dove ci sono due che parlano mentre camminano, ma il tempo che devono attraversare la strada, se vanno, praticamente ho 20 pagine dei momenti, un po' 20 sono troppe, comunque ci sono parecchie pagine sui pensieri che intanto pensano e parlano, e a me non è che mi ha fatto impazzire, quindi questo non è che proprio, diciamo che, ecco, lo terrei come libro della vita, ecco. Poi, Piero Chiara, Il verde della tua veste e altri racconti. Io ho detto che mi si aprono queste finestre così che Piero Chiara era parente di Piero Angela. In realtà Angela il cognome, Piero il nome, però sinceramente ho detto così perché ad esempio, vabbè, di questi non mi è piaciuto neanche uno, quindi vari racconti. Che però so più dei saggi, tipo dei trattati, delle cose tecniche su più che una descrizione. Cioè, il mio Lago Maggiore parla di come è nato il Lago Maggiore, parla di tutte cose che non, sinceramente non. Cioè, con l'avvento del cristianesimo sul Lago Maggiore si affacciarono gli evangelizzatori. Ma a me che mi importa? Cioè, magari preferivo lui che raccontava di una giornata a fare un picnic sul Lago Maggiore, capito? Oppure, ecco, questa qui, ad esempio, quella che diciamo mi è rimasta più impressa, è 12 mesi, un anno. Cioè, ti dice tutta la storia dei mesi durante l'anno. Perché si chiama agosto, perché settembre, perché gennaio. Sinceramente non mi è piaciuto, devo essere sincera. Pure quello che parla del miracolo, ad esempio, però questo non mi è piaciuto per intero. E ho fatto, questo l'ho letto per ultimo, diciamo, nella serie di racconti, ed è quello che ho fatto più fatica di tutti a finire. Poi ho letto Hashish di Gautier. Non sapevo cosa aspettarmi, perché queste edizioni purtroppo non ti dicono di che cosa parla il libro, quindi tu te devi affidare a quello del titolo. Quindi Hashish, vabbè, sapevo che parlava della droga. Effettivamente sono dei racconti, dei mini racconti sull'effetto che fa la droga alle persone che la provavano. Mi ha ricordato molto Dorian Gray di Oscar Wilde. Perché pure lui faceva uso di droghe, quindi mi ha ricordato molto, mi ha riportato alla mente, insomma,
Dorian Gray, però se vedessi di che mi hanno colpito non mi hanno detto niente, addirittura parla anche dell'uso della pipa, ecco la pipa d'oppio, dell'oppio oltre che all'hashish, ma se poteva pure evitare di leggerlo perché tanto cioè ti dice che questo vedeva tipo i nani, pare che si era fatti i funghi allucinogeni, quindi non è che mi ha lasciato tutta sto gran colpo, diciamo, mi ha colpito parecchio. La cosa bella è che ci sono delle molte note in fondo alla pagina e quindi ti spiega magari. Ti fa dei riferimenti a periodi storici, così e quindi tu magari lo riesci a capire meglio, però non mi ha fatto impazzire. Questa era per la categoria aria o comunque e fuoco era. Poi invece di Stephen Crane, La scialuppa e altri racconti, mi è piaciuto proprio il primo, La scialuppa. L'unico che mi è piaciuto sono tre racconti. L'ultimo Nì, che era La fuga a cavallo, non mi è piaciuto e manco me lo ricordo. Però c'è Flanagan e La breve avventura di filibustiere. Nì, così così, perché comunque parlava di barche e vascelli, quindi mi piaceva. Ma La scialuppa mi è piaciuto di più, che tra l'altro è una storia vera, perché lui realmente si trovò con altri tre compagni su una scialuppa che da una nave che era affondata, e quindi da qui c'è scritto il racconto e mi è piaciuto molto perché sembra veritiero, senti proprio l'ansia di queste persone che non riescono ad arrivare alla riva e quindi mi è piaciuto più di tutti, cioè è stata proprio una bella lettura, bella bella bella. Ok, poi avevo letto anche L'isola in fondo al mare di Margaret Mitchell, quindi dell'autrice di Via col vento. Questo è l'unico inedito che ha scritto lei, è stato scritto prima di Via col vento, perché lei di tutto quello che ha scritto non ha voluto pubblicare assolutamente niente. Questo si è salvato perché l'ha regalata ad un'amica, e una volta che è morta Margaret Mitchell, questa qui si è fatta avanti e ha chiesto il permesso di poterlo pubblicare, e quindi abbiamo questo scritto qua, che tra l'altro è un regalo di cui io non sapevo niente che c'era anche questo scritto. Allora, mi ha ricordato molto il personaggio di Rossello Ara nel film, già l'avevo detto nell'altro video, perché comunque è un personaggio forte, anticonformista, mi è piaciuto parecchio come personaggio. La storia secondo me fa un pochino acqua sinceramente, non mi è piaciuto manco il finale, cioè questa ragazza che vuole rimanere con i giapponesi per insegnargli le basi, insomma, della scrittura, della lettura, queste cose qua. È un periodo di guerra e si ritrova su un vascello. Su un vascello c'è questo ragazzo che è descritto in modo un po' stupidotto, nel senso che non ci sta tutto con la testa, che però c'ha una cotta questa ragazza. E lei è contesa pure tra altri due uomini. Una notte lei va da lui con la vestaglia e dice aiutami perché hanno provato a violentarmi, e però quello lì che mi fa la corte gli è andato dietro e lo vuole uccidere. E questo ragazzo, un po' stupidotto, diciamo, perché parlo così perché io i nomi non me li ricordo, gli dice: guarda signora, no, stia tranquilla che se lui ti sposerà non deve avere le mani macchiate di sangue. Però gli dà un pugnale a questa ragazza, che si chiama tipo amico, una cosa del genere, e ti dice che l'amico ti verrà in aiuto nei momenti peggiori. Lui perde i sensi, non so, che c'ha una botta alla testa, rimane per un po' di tempo senza conoscenza. Quando si riprende, che sale sul ponte, vedono da lontano una barca che arriva con l'equipaggio ovviamente tutto morto, e nell'ultima porta praticamente scoprono che sta ragazza si è tolta la vita insieme al suo amante, perché stavano per buttare giù la porta e quindi per farli fuori, e quindi ha preferito togliersi la vita lei insieme al suo amante. E lui, e questo ragazzo un po' stupidotto, ci rimane male. Niente di che, se non altro la descrizione di questa ragazza mi è piaciuta, insomma, così anticonformista. Questa è Margaret Mitchell, bella come edizione, molto curata. Ci sono anche delle foto, vedete, di lei. Però, come racconto, niente di che. Sarà che io questi racconti, raga, non ci trovo verso. Non ci trovo verso. Non ho letto altri, sto leggendo altri, ma non ci trovo verso. Allora, qui mi sono fatta il tatuaggio con Sofia, perché lei si è fatta Capitanuncino, io mi sono dovuta fare un tatuaggio anch'io, ho scelto la Medusa, ok, piccola parentesi. Poi di Sandor Mail, L'eredità di Ester, anche qui chissà che cosa mi aspettavo, in realtà pure questo mi ha lasciato col fiato un po', sì, col fiato, ca fiatella mi ha lasciato mi ha lasciato un po' perplessa. Allora, praticamente di che cosa parla? Di questa ragazza Esther che è stata gabbata per lungo e per largo da questo ragazzo che segretamente era innamorato di lei, ma non gli aveva mai chiesto di sposarla. Mo' si ripresenta con la figlia perché si è sposato con la sorella di Esther, poi l'ha tradita, poi si sono lasciati, insomma, beh, è un fiodena, come si dice. E si ripresenta e praticamente, siccome lei è rimasta solo a sta casa, lui
in qualche modo alla fine di tutto il romanzo se la fa segnare. Quindi lei lo sa che questo mira a quello, che pure l'anello di famiglia gliel'ha venduto sostituendoglielo con uno falso, e lei comunque si agli dà tutto quello che vuole. Il succo del disco del libro è questo. Quindi io sono arrivata alla fine con un amaro in bocca allucinante. Mi piace come scrive Marai. Perché, come ve la potrei identificare la scrittura? Una scrittura abbastanza, non dico impegnativa, non dico pesante, però ci cioè, devi stare con la testa per seguirla. E mi è piaciuto, non è frivola per niente. Mi piace pure molto la traduzione che ne è stata fatta, insomma, ti dà quel senso di pesantezza di questa ragazza che ricorda i vecchi tempi, tutte le fregature che ha preso. Ecco, però vi dovessi dire che questo mi è piaciuto, vi direi una bucia, ma ha lasciato un amaro in bocca che neanche vi dico, cioè questo l'ho finito in un paio di giorni, ma proprio non, NCS, non ci siamo. Poi, ho letto Un inverno con Baudelaire di Harold Colbert. Io sono prevenuta verso i libri con gli animali perché mi fanno piangere, sinceramente. Mi sanno tristi ed effettivamente c'ho ragione. Secondo me ci stanno i buchi nella trama di questo libro. Mi sono commossa, ve l'ho già detto, perché comunque vabbè, me l'ero spoilerata al finale. Praticamente parla di questo signore che nel giro di una settimana perde il lavoro, si separa dalla moglie e quindi perde anche l'affidamento della figlia, quindi la moglie non glielo fa vedere e lui ritrovandosi così senza niente, a parte quei pochi soldi che era riuscito a mettere via sul conto, quindi liquidazione, queste cose qua, si ritrova senza manco una casa, però ai genitori non vuole chiedere niente, chiede un aiuto a un amico, ma lui glielo nega perché comunque c'è un bambino piccolo, gli sta arrivando un altro, non può, e lui si ritrova a diventare barbone, un clochard. Siamo a Parigi e praticamente si vede la sua storia mentre sta in strada, i vari rifugi per clochard che scova e a cui fa affidamento, finché non incontra Baudelaire. Ma sarà Baudelaire il cane a scegliere lui, anziché l'umano a scegliere il cane. Lui si lascia andare completamente, è una cosa che non mi è piaciuta per niente, ma cioè, in tutto questo i genitori una telefonata non gliela fanno e va bene che lui li chiama solo quando è sicuro di non trovarli a casa, ma cavolo, c'è stato un anno per la strada sto fregno. Ma scusate, poi io poi divento cattiva, ma i genitori due domande se le fanno, che questo prima gli portava a vedere la figlia, adesso la figlia non gliela fanno vedere, ma due domande tu genitore te le fai? Io guarda, non so proprio che cosa pensava, pure l'amico, amico, ma non ti chiedi dove è andato questo, non c'è una polizia che lo va a cercare, niente. Io sta cosa non l'ho capita. Comunque fa amicizia con uno che vende il kebab e Berber, che è un ristoratore, quindi diventano amici e grazie a loro riesce un pochino a risollevarsi, fino a che non arriva la moglie di Berber, Dio l'abbia in gloria, quella donna, che lo scuote un po' e gli dice vatti a riprendere tua figlia, perché così non si può fare, perché per tutto il romanzo sembra che della figlia non gliene freghi assolutamente niente. A me personalmente questa cosa non mi è piaciuta. Poi per carità, il cane ti commuove tutto quanto, il finale non lo voglio dire perché so che che c'è qualcuno che c'è Mirella che lo deve leggere, quindi non ti voglio spoilerare niente, però sì, bel finale, però i buchi nella trama, santi Dio, e riempimoli sti buchi nella trama, no? Cioè falla credibile, che poi è una bella storia di amicizia, di solidarietà tra persone anche di culture differenti. Va bene, mi è piaciuta da questo punto di vista, però lascia molto a desiderare. Pure questo ve lo fate fuori in massimo 2 giorni, un giorno, proprio scritto grande, ma poi scorre proprio capitoli piccolissimi. Quindi scorre. Quindi la mia avventura con i libri sugli animali, diciamo che non è andata a buon fine. Ce l'ho un altro, ma lo voglio dare via perché non intendo leggerlo. È difficile, insomma, che li do via senza averli letti, ma proprio no. No, non ci siamo, no. Ma troppo tristi, mamma mia. Stavo in spiaggia, piagnevo, non si può fare così, no. Poi ho iniziato il club delle ex mogli di Olivia Goldsmith e mi sono vista pure il film, anche se non era obbligatorio vedere il film, mi sono vista il film. Allora, libro diversissimo dal film. Io ho visto il film da mio film preferito, diciamo che mi è calato un po' dopo aver letto il libro, perché comunque il libro è diverso. E qui sempre con mio marito, diciamo, Andrea mi dice sempre: non puoi che il libro sia fedele al film, o comunque il film sia fedele al libro, perché nel libro ci stanno sempre le cose di più. Io ho capito, però perché mi devi stravolgere la trama?
Perché me la devi stravolgere? Nel senso che qui Annie, sono tre amiche che si ritrovano al funerale di una quarta amica che facevano il college insieme, quindi questa amica si suicida e al funerale si ritrovano tutte insieme, tutte hanno la situazione, hanno alle spalle un problema con i mariti, nel senso che sono state lasciate e quindi decidono di fargliela pagare, compreso anche al marito di questa suicida. Si mettono, insomma, cercano tutte le cose possibili e immaginabili per fargliela pagare, tutte le cose a cui appigliarsi per fargliela pagare e naturalmente, vabbè, ci riusciranno. Però la cosa che è, ad esempio, il personaggio di Annie c'ha la figlia Dawn e nel film non c'è. Pure una delle tre amiche si scopre lesbica e nel film è la figlia di Annie ad essere lesbica. Cioè, mi togli queste cose che, a mio avviso, davano il senso tutto alla storia. Poi nel film non gliela fanno pagare al marito dell'omicida, della suicida, invece qui c'è anche quello. Quindi queste piccole cose, diciamo che mi è dispiaciuto, diciamo che il libro è più serioso rispetto al film. Il film è più una commedia, il libro è un pochino più serioso. Ho faticato a finirlo perché a parte è scritto piccolo e io cercata, leggevo 20 pagine e poi mi cascava la vista, poi mi veniva sonno. Però comunque sia, alla fine io ho dato l'ultima botta finale perché volevo sapere come andava realmente a finire. Mi è piaciuto, però forse se poteva edulcorare un pochino, potevano essere tolte un po' di pagine. Comunque resta solo che diciamo che il film è il significato edulcorato del libro, che alla fine hanno lo stesso significato tutti e due, sia libro che film, nel senso de una specie di grido delle donne per farsi valere sugli uomini che devono smettere di fare quello che cavolo gli pare, almeno all'interno del libro, di smettere di fare quello che cavolo gli pare, non è che si possono alzare una mattina e ripiegare su una moglie più giovane, magari dopo che si sono messi con una quei soldi, quindi è solo una rivalsa delle donne, un girl power degli anni 90, ecco. Però mi è piaciuto parecchio, abbastanza. Poi, parecchio o abbastanza, tutti e due. Ci sono alcuni pezzi che sono stati noiosi, altri che invece mi piacciono tanto. Poi, racconti musicali a cura di Carlo Boccadoro, un libro che per gli amanti della musica secondo me non può mancare. Alcuni racconti mi sono piaciuti di più, alcuni di meno, tipo quello di Roald Dahl mi è piaciuto molto su Liszt. Praticamente c'è questa ragazza che trova un gatto, lo porta dentro casa, lei suona e quando sente, quando inizia a suonare Liszt, sto ragazzo, sto gatto fa tutte cose strane, se cosa arpelo, insomma, ha delle reazioni eccessive. Eppure andando a vedere il ritratto di Liszt, trova come se Liszt si fosse rincarnato in questo gatto, ecco, infatti tipo Liszt non poteva vedere Chopin, sta ragazza suona Chopin e lui praticamente scappa dalla stanza, ecco, però il marito non ci crede e ci avrà un finale alquanto particolare che mi ha lasciato un po' così sorpresa che non me l'aspettavo, però mi è piaciuto, mentre ecco non mi era piaciuto Truman Capote, non l'ho capito, ecco, non è perché non mi è piaciuta la scrittura, non l'ho proprio capito, poi che ne so. Mi pare che uno l'ho lasciato. Ah, ad esempio c'è quello del Canto del Cigno di Agatha Christie, un mini giallo, un racconto mini giallo a sfondo sempre musicale, però nel campo dell'opera, e quello mi è piaciuto tanto, tanto, tanto. Mi è piaciuto. Più o meno mi è piaciuto Eric Boll, che non ho mai letto niente di suo, quindi volevo vedere come scriveva, e Tosse durante il concerto non mi è dispiaciuto. Nabokov pure non mi è dispiaciuto. Insomma, dei romanzi particolari a sfondo musicale che mi sono piaciuti parecchio. C'era pure come epilogo l'uomo che scambiò sua moglie per un cappello di Oliver Sacks, un libro che sto cercando da parecchio e non riesco a trovarlo usato. E lo volevo leggere, quindi ho approfittato pure per leggere l'epilogo, è una specie di saggio su dei malati di mente, è molto interessante, devo essere sincera, quindi voglio spingere, insomma, mi voglio spingere a recuperare il libro. Quindi niente, questo mi è piaciuto, secondo me gli amanti della musica non so, dovrebbero far scappare questo libro, cercatelo, perché secondo me è una buona lettura. Premesso che a me i racconti non mi piacciono, quindi alcuni mi sono piaciuti, alcuni proprio una palla assurda, però va bene, via, me lo tengo, ecco. Poi, di autobiografia, ho letto Andrea Gassi, Open, un libro che mi sono data le martellate veramente sugli occhi per finirlo, perché le autobiografie non mi piacciono. Poi, una volta superate le 50 pagine, quindi ho capito il tipo di scrittura,
sono andata avanti, però è stata veramente una tragedia finirlo. L'ho letto con Melissa e ci facevamo praticamente a vicenda ogni giorno: tu a che punto sei? Io sto qui, io sto di qua, aiuto, non riesco ad avanti, dai che mo' più avanti, un pochino viaggia. Se facevamo forza a vicenda per cercare di finire sto benedetto libro. E io sono convinta che la Septuagint non l'avrei finita se non fosse che hanno fatto due puntate del Medico in Famiglia il mercoledì e il giovedì, e venerdì è iniziato tale quale show che fai, non lo vedi? Io lo adoro quel programma, e quindi sicuro quei 3 giorni, quelle 3 serate hanno influito sulla Septuagint. Però per forza, se no non ce la facevo più, insomma, a sto ritmo di lettura. Mi è toccato un po' adesso rallentare un pochino, perché no, diciamo che mi sento piena, ecco, come se ho mangiato troppo. Ok, la storia di Agassi, che adesso a posteriori, nel senso averlo finito, vi dico che è un buon libro, ma mentre lo leggevo ci sono stati dei pezzi che mi hanno annoiato, dei pezzi che non riuscivo ad andare avanti, l'ho trovato prolisso, pesante. Vabbè, e qui è l'idolo del mio marito, io che l'ho demolito ampiamente, quindi ho detto che capisco niente, perfetto, ma forse sicura che devo cambiare soltanto soggetto, nel senso che magari di sport mi piace poco, anche se ho fatto la fan per tutti gli incontri che ha tenuto. Sono stata contenta quando ho incontrato Stefanie Graf, l'attuale moglie, e quindi alla fine è come se t'affezioni a un personaggio. E ho capito finalmente quando Andrea mi dice che il tennis è tutta questione di mente. Ho capito finalmente, leggendo questo libro, che cosa intendeva, perché non mi rendevo conto, e invece ho capito, insomma, che cosa intendeva. Quindi anche questo non vi posso consigliarla. Se vi piace una autobiografia, sì, perché non è certo come quella di McTyson. Quella di McTyson l'ho abbandonata perché in un mese su 500 pagine ne ho lette solo 300 e non riuscivo ad andare avanti. Questa almeno in 4 giorni me lo sono finito, e comunque sono quasi 500 pagine, quindi scorre di più. È scritto in modo molto semplice, che secondo me lo possono capire tutti. L'ultimo che mi è rimasto fuori è di Carlo Martigli, 999, L'ultimo custode. Ho letto le prime 26 pagine e poi mi sono fermata lì, perché poi parla della famiglia Borgia, quindi tra Firenze e Roma, e quindi no, me lo voglio godere con calma. Non volevo fare insomma, buttarmici a capofitto, ma me lo voglio leggere con calma, quindi mi è rimasto fuori questo, lo rimetterò. Però questo era l'ultimo libro della prima pila del project. È proprio sfigato sto project, non ci riesco a finirlo. Quindi ho letto 9 libri del project, mi manca l'ultimo per poter fare un acquisto. E vabbè, via, ci proviamo con l'ennesima inutile challenge che ho iniziato. Devo ancora iniziare, insomma, sto iniziando il primo libro di racconti, ma proprio a rilento, perché non ci riesco. Allora, vi voglio chiedere scusa che non ho ancora risposto a tutti i commenti. Non so snob, ma non sono riuscita neanche a accendere il computer. Oggi è il primo giorno che riesco e registro subito questo di video, che era il più importante, diciamo. E niente, 20 minuti di video. Una cosa fantastica. Io vi ringrazio come sempre per essere rimasti fino in fondo. Ci vediamo per i prossimi video. Un bacione, alla prossima!